nuova macchina multifunzione per realizzare bevande calde e fredde. Maya è in grado di produrre cioccolata calda tazza per tazza, sistema brevettato, latte montato per cappuccino, caffè freddo shakerato, frappè. Versare nella caraffa graduata la quantità di latte per il numero di cioccolate da preparare. Consigliamo di utilizzare 110 ml di latte per una porzione, oppure 190 per due porzioni. Versare il numero di buste monodose necessarie. Mettere la caraffa nella posizione di lavoro e chiudere il supporto. Premere il pulsante relativo alla bevanda che si desidera preparare. Ora inizierà la fase di miscelazione e riscaldamento. Terminata la quale, inizierà la fase di cottura. Terminata la fase, verrà emesso un segnale acustico e la luce verde lampeggerà per circa 10 secondi, indicando che il ciclo è concluso. Prelevare la caraffa e versare la cioccolata in tazza. Versare nella caraffa graduata la quantità di latte. Consigliamo di utilizzare 110 ml di latte per una porzione, oppure 150 per due porzioni. Posizionare la caraffa nella posizione di lavoro e chiudere il supporto. Premere il pulsante 4. Ora inizierà la fase di cottura, terminata la quale inizierà la fase di miscelazione. Terminata la fase, verrà emesso un segnale acustico. Prelevare la caraffa e versare il latte in tazza. Versare gli ingredienti per la preparazione di una dose nella caraffa, compreso il ghiaccio, per raffreddare la bevanda. Posizionare la caraffa sulla macchina e premere il tasto numero 3. Terminato il ciclo programmato, la macchina emetterà un segnale acustico. Se il ciclo ha una durata troppo lunga, è possibile interromperlo ripremendo lo stesso tasto. Versare gli ingredienti per la preparazione di una dose nella caraffa, compreso il ghiaccio, per raffreddare la bevanda. Posizionare la caraffa sulla macchina e premere il tasto numero 3. Terminato il ciclo programmato, la macchina emetterà un segnale acustico. Se il ciclo ha una durata troppo lunga, è possibile interromperlo ripremendo lo stesso tasto.